Ciao Fabiana, grazie per essere ancora qui con me. L'ultima volta sul mio canale è stato il 16 di gennaio, ho controllato. Il 16 di gennaio eravamo in quell'intermezzo tra Juve-Napoli, la sentenza, eravamo dentro il mercato invernale che non c'è stato, quindi era un altro momento, un'altra Juve, e tra l'altro ci vediamo anche sul tuo canale con la seconda parte, no? di questo contenuto che in realtà è la prima parte, quindi facciamo un po' di cose un po' particolari, e quindi seguite tutto il canale di Fabiana che trovate comunque qui nella descrizione del video, nel titolo del video che sta portando tanti contenuti. Intanto ti faccio la domanda, ti stai divertendo su YouTube da qualche mese a questa parte? Sì, è divertente, è una cosa nuova per me. Tra l'altro appunto io non sono abituata ad andare in video perché sono abituata a stare dietro le quinte, quindi per me è un po' diverso, all'inizio c'era un po' di imbarazzo, però sta diventando divertente. Poi mi piace anche la possibilità di poter interagire con i commenti, insomma, quindi... Bello, vero? Un sacco di gente comunque preparata anche che ti fa delle osservazioni giuste, quindi mi piace molto. Allora, io parto da una domanda extra campo, no? Dato che tra un mesetto scarso, quindi il 19 d'aprile, la Juventus avrà ricorso al CONI, ci sarà l'esito. Secondo te, anche per quello che stai respirando, che aria si respira dentro la Juventus? Cioè, ci sono aperture, c'è cioè, ottimismo, pensano che cosa sta succedendo dentro la Juventus? Ma sai, in questo momento è difficile dirlo, però io ho visto, cioè secondo me un po' di ottimismo c'è, soprattutto dopo quello che è successo, dopo la sentenza pro Juve, diciamo, mettiamola così, quella del TAR. Del TAR, insomma, perché la Juventus ha fatto ricorso comunque alla giustizia amministrativa, è riuscito a ottenere questa carta che, per come l'abbiamo vista noi, perché poi noi valutiamo quello, non pare avere grossi, come posso dire, grossi appigli per la Juventus, ma poi questo non lo valuteremo noi, cioè sarà comunque il collegio di garanzia, visto che comunque, diciamo, quella famosa nota della procura, tra quello scambio tra la procura federale e la Covisoc che la Juventus non era riuscita ad ottenere, ha chiesto appunto per la difesa, era uno dei punti comunque all'ordine del giorno, cioè che faceva parte dei 9 punti del ricorso che la Juve ha presentato al collegio di garanzia del CONI, quindi sicuramente il collegio di garanzia la valuterà e cercherà di capire se ci sono gli elementi, perché poi alla fine non è tanto quello che c'è nella nota, ma cercare di capire se ci sono elementi per retrodatare il processo, per farla breve, cioè nel senso che siccome quella nota farebbe sì che il processo deve partire molti mesi, l'apertura del processo dovrebbe risalire a molti mesi prima e quindi impedirebbe poi di utilizzare una serie di atti, di elementi che sono stati poi utilizzati dalla Procura federale e quindi non ci sarebbero più nemmeno i termini per fare la revocazione del processo, cioè la riapertura in sostanza del processo, perché la Juventus per le plusvalenze era stata processata e però sia in primo che in secondo grado, quindi, e quindi di conseguenza cioè questa cosa qui porterebbe ovviamente sarebbe una cosa molto importante per la Juve, ma non è questo l'unico punto, perché la Juventus ha fatto un ricorso molto dettagliato, cioè se non sbaglio sono quasi 100 pagine, insomma, con tanti punti in cui contesta sulla legittimità, nella legittimità la sentenza, perché ricordiamo che il collegio di garanzia del CONI non è che può decidere, no? 15 punti sono troppi, gliene do 8. 15 o 0. No, esatto, può soltanto dire questa sentenza non va bene e quindi o rispedirla indietro e far rifare il processo, proprio annullarla completamente, questo, o confermarla, questo è quello che può fare. Quindi io credo che da parte della Juventus ci siano comunque sensazioni positive, perché quella comunque del TAR è un'apertura e anche secondo me apre anche una non crepa, però comunque apre comunque degli interrogativi su quanto poi la giustizia sportiva sia indipendente, quanto comunque debba comunque sottostare ovviamente a determinati principi della giustizia in generale. E poi c'è da capire però tutto il resto, perché non si ferma qui questa cosa, cioè nel senso che poi c'è da capire che cosa succederà sul fronte manovre stipendi e rapporti con le altre società, che poi andrà a coinvolgere anche altri club, perché comunque la Procura federale su quest'altro filone, che coinvolge tra l'altro anche i giocatori, ha chiesto una proroga,
quindi si andrà più avanti nel tempo. C'è anche il rischio che si vada a fine campionato, a ridosso della fine campionato, quindi è veramente molto difficile anche dire adesso che cosa succederà, cioè quando la Juve saprà effettivamente, cioè al 19 si chiude una pratica, e quindi almeno la Juve saprà se questi 15 punti glieli tolgono o non glieli tolgono. Poi se ne apre tutta un'altra e bisognerà capire che cosa succede. Gli ridaranno altri punti, li aggiungeranno a questi 15. È molto complicato. Io la ritengo da tifoso una sorta di schifezza per via delle tempistiche, perché per valutare i 15 punti ci è voluto veramente un niente. Ci ha messo una giornata, un pomeriggio, un paio d'ore. Quelli sono i tempi della giustizia sportiva che si fa fatica a, considerando anche i tempi della giustizia ordinaria. Una schifezza. Cioè, si fa fatica a pensare che si possa decidere tutto in così poco tempo, insomma. Però questo è, cioè, nel senso che comunque loro possono fare così, e quindi anche a me fa strano pensare che in una giornata abbiano potuto valutare tutte queste cose qua, insomma, messe insieme. E poi appunto che comunque si sia nel bel mezzo del campionato e non si sappia dove si va a parare, ecco, perché poi sono tutte cose collegate, quindi credo anche per una società come la Juventus in questo momento è molto difficile programmare il futuro, certo. No? Perché come fai che non sai, cioè, lo stesso discorso di Rabiot, comunque Rabiot se c'è la Champions è un discorso, se non c'è la Champions faccio fatica a pensare che resti. Io non, cioè, per me la Serie B io non la metto nemmeno in conto. Ma io no, dai. Non, è una cosa che infatti noi sulla Gazzetta non abbiamo mai scritto e non la considero plausibile, anche perché appunto bisognerà, ripeto, qua non si sa mai come, dove si va a parare, però per le manovre stipendi si può arrivare anche a punti di penalizzazione, però fondamentalmente si parla di multe e di deferimenti di ammende, per i dirigenti, multe anche molto pesanti, sì. Soltanto che anche tutte queste cose qua, per forza di cose, anche semplicemente le multe avranno influenza sul mercato della Juve in tutti i sensi, cioè, e quindi credo che sia difficile in questo momento proprio anche per la Juventus decidere che cosa fare, insomma. Tra l'altro leggevo da un utente oggi su Twitter, non mi ricordo chi l'aveva scritto, però complimenti perché aveva fatto veramente una bella disamina. Credo che quest'anno sia la prima volta nella storia del campionato italiano in cui una squadra può festeggiare lo scudetto sul campo, il Napoli, può festeggiare lo scudetto matematico, e poi arrivati al 19 di aprile, eventualmente con i 15 punti ridati alla Juve, rimesso in discussione lo scudetto, non perché la Juve lo possa vincere, lo considero abbastanza improbabile, ma perché con quei 15 punti in più non ci sarebbe più la matematica, dato che ad oggi i conti si fanno sulla Lazio che è seconda, e quindi il Napoli potrebbe vincere sul campo, tolto lo scudetto matematico, e poi rivincerlo sul campo per un discorso legato proprio ai tempi folli della giustizia sportiva. Stiamo rovinando completamente il concetto di sport, secondo me, però. Vediamo che cosa accadrà. E tra l'altro te facevi giustamente una puntualizzazione, cioè la Juve oggi fa fatica a programmare, no? Io ti ho già spiegato, tra virgolette, qual è la mia sensazione legata all'allenatore, che quindi Allegri arriverà lui stesso a fare un passo indietro, però dato che comunque la Juventus non è che può ragionare sulle sensazioni, deve ragionare sui fatti. La cosa che preme a me più che il discorso legato all'allenatore, come verrà strutturata la Juve? Perché oggi abbiamo una Juventus, chiamiamola sperimentale dal punto di vista della dirigenza e anche da chi si deve occupare poi della fase di campagna acquisti, perché Elkan aveva dato pieni poteri ad Allegri e Cherubini per questo momento, no? Difficile, con Calvo a capo dell'area sport, però la Juve dovrà cercare di anche riassestarsi a seconda di quello che sarà poi il futuro, non solo quello immediato legato ai procedimenti. Sì, certo, infatti io credo che da questo punto di vista le grandi manovre siano già iniziate, perché la Juventus sta già lavorando. Bisognerà anche capire la situazione di Federico Cherubini, che al momento è inibito. Esatto. Ha un'inibizione, se non sbaglio, di 16 mesi, non mi vorrei sbagliare adesso, e comunque bisognerà capire che cosa succederà anche nel suo caso, se gliela tolgono, se gliela lasciano, se resta tutto come prima. Detto questo, comunque la Juventus già l'anno scorso aveva pensato di affiancargli una figura diciamo più di campo, mettiamola così, quindi un direttore sportivo, e aveva già fatto insomma dei sondaggi, mettiamola in questo modo. Io credo che qualcuno arriverà, non so se per affiancare Cherubini o al posto di Cherubini, questo non lo so. Io credo che il nome più caldo in questo momento sia quello di Ricky Massara,
del Milan, mentre il Milan, che tra l'altro, oltre ad aver lavorato con Calvo ai tempi della Roma, i due si conoscono già, ha un legame molto forte con Allegri. Ci ha giocato insieme, giusto? Hanno giocato insieme, tra l'altro, a Pavia, nella mia Pavia. Quindi. Ah. E quindi loro sono molto legati, e quindi anche questo mi spinge a pensare che Allegri resterà, io ne sono convinta. Da questo punto di vista la penso diversamente da te. Ma no, vabbè, perché... te hai le fonti, io ho il cervello che svalvola, cioè sono due cose differenti. Ma ci sta, poi a volte, cioè, le cose poi nel calcio cambiano talmente in fretta che magari arriva veramente, non lo so, il PSG gli offre ad Allegri, dove c'è Ocampos, che comunque è suo amico, e magari gli dice vieni qui, e lui accetta. Cioè, però per come conosco io Allegri, che per lui questa qui è una grandissima sfida, e quindi si vuole prendere delle rivincite. Poi è uno comunque che quando dà la sua parola la rispetta. A Torino lui vuole stare a Torino, perché comunque già in passato ha rifiutato il Real perché voleva rimanere a Torino, perché c'è suo figlio, perché comunque è in un'età, diciamo, vicino all'adolescenza, e quindi se lo vuole godere, se lo vuole crescere, cosa che ha fatto meno con la figlia Valentina, che adesso è grande, sposata, anche mamma, è diventata. E quindi, niente, cioè lui ha, diciamo, tutto il suo cerchio magico ce l'ha comunque in quella zona lì, e preferisce restare lì. E poi comunque, appunto, la sente adesso come una specie di missione, no? Qualsiasi cosa succederà, lui deve traghettare la Juve in questo momento di difficoltà. Certo è che, come dicevo prima, anche sul mio canale, il fatto di voler tenere Allegri, che poi tenerlo, lui c'ha un contratto, quindi altri 2 anni. Come dici tu, o se ne va lui, oppure si prende una decisione in comune, perché io penso che sia difficile che la Juventus possa arrivare a dire vabbè, ti esoneriamo di nuovo e ci mettiamo sul gruppone il tuo stipendio, che è alto, perché sono 7 milioni più bonus, più lo stipendio di un altro allenatore, perché poi un altro lo devi comunque pagare. No, l'abbiamo già fatto con Sarri, tra l'altro, durante l'epoca Covid, Sarri più Allegri. Sarebbe 3 anni di Allegri pagato fermo, non la migliore delle idee. Ecco. Non lo so, io per come lo vedo, invece mi aspetto che lui resti e che poi alla fine chiuda la sua carriera magari in nazionale Allegri, e questo porterà la Juve anche a rivedere, però, cioè, già alcune mosse anche sul mercato, come per esempio quella di voler trattenere, cioè di non preoccuparsi dell'eventuale scatto del rinnovo di Alexandro, che scatta a 40 presenze. Poi adesso Alexandro si è fatto male e si è fermato, però se non sbaglio era a 30, quindi a 40 ci sarebbe arrivato facile. Però comunque il fatto che Allegri gli abbia detto per me non è un problema se resta, se rinnoviamo, non è un problema, perché comunque vuole continuare a giocare con la difesa 3, lo vede bene lì dal braccetto di sinistra. Il fatto che si stia spingendo per il rinnovo di Maria, che comunque era un'altra cosa che a inizio stagione non sembrava così scontata, perché è un altro giocatore di cui Allegri ha bisogno. Anche queste manovre su Rabiot mi fanno pensare comunque che... Li metti tutti insieme, più Massara, e dici... Esatto, sia solida, che magari lo affiancano, che lui avrà un ruolo sempre più di primo piano, un po' più alla Ferguson, quindi con più voce in capitolo. Tra l'altro, appunto, anche il rapporto con Calvo mi dicono che sia, da quanto so io, molto solido. E in più, appunto, lui, a meno che, cioè, potrebbe andare via nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, però anche, non lo so, veramente dovrebbe proprio essere preso da, lo dovrebbero proprio prendere bene, perché lui anche in queste situazioni alla fine ha sempre rinunciato. Ok, ti faccio un'ultima domanda che va nella direzione legata al calciomercato e alle multe di cui parlavamo prima. In caso di multe, dato che dicevi che comunque si parla comunque di ammende molto importanti moltiplicate per un certo valore legato proprio agli stipendi, quindi si può parlare anche di centinaia di milioni di euro di ammenda, si potrebbe arrivare anche a delle cifre molto pesanti. La Juventus mette in preventivo anche delle cessioni pesanti, oppure ci sarà Exor che andrà a coprire questo discorso? Allora, sai che di questa cosa anche si è parlato tanto, di un possibile aumento di capitale, che il Can stesso aveva smentito poi, in realtà, non mi ricordo in che occasione, però... Però in condizione normale magari, però in condizione speciale per pagare... Io infatti non mi sentirei di escluderlo, perché secondo me è una cosa che comunque è già stata messa in preventivo, quindi magari non nell'immediato, poi non so neanche quali siano le tempistiche per fare un aumento di capitale, però non mi sentirei di escluderlo a priori. Ed è logico che poi lì è tutto, bisognerà fare delle valutazioni, cioè
certo che già soltanto la famosa carta di Ronaldo, per dire, che vale 19 milioni, se si parla di multe al doppio o addirittura al triplo, facciamoci un po' i conti e vediamo insomma che quanto possono essere pesanti. Quindi è logico che se la situazione dovesse risultare disastrosa dal punto di vista economico, bisognerà fare delle altre valutazioni. So che insomma per i tifosi potrebbe essere un colpo durissimo, però ecco, io a Vlahovic farei sempre attenzione, nel senso che non che lui se ne voglia andare, abbia già deciso di andarsene, però bisognerà vedere poi come la stagione si evolve, che cosa sarà anche dal punto di vista dell'Europa, che quella mi sembra la cosa più importante, anche non soltanto legata al discorso FIGC, ma anche legata alla UEFA stessa, perché comunque anche l'UEFA ha aperto un'indagine per conto suo, si è fatta mandare tutte le carte dalla Procura di Torino, proprio dalla Procura di Torino, non dalla FIGC, e può aprire, ha aperto un'indagine per conto suo, può anche prendere delle decisioni che siano, come posso dire, indipendenti da quello che deciderà la FIGC, perché loro valutano l'accordo che la Juve ha fatto con l'UEFA per il fair play finanziario, e quindi se loro verificheranno che questo accordo, per quello che è successo, che siano plusvalenze, manovre stipendi e tutto quanto, è venuto meno, poi dovranno prendere una posizione anche nei confronti della Juventus. Quindi in quest'ottica qui la cessione, diciamo, più eccellente che posso immaginare è quella di Vlahovic, ecco, ma solo, come sempre succede alla Juve, se il giocatore dirà che se ne vuole andare, se ci saranno diciamo esigenze da parte sua magari di andare a giocare la Champions, nel caso in cui la Juventus non la facesse, soprattutto se arriverà un'offerta che possa compensare quello che la Juventus ha speso per lui. Io ho paura del Bayern perché gli manca il centravanti, quindi... Questi sono ragionamenti che si faranno tutti quanti dopo. È veramente una situazione molto incasinata, perché queste dinamiche sicuramente non aiutano né la Juve a decidere come fare il mercato per la prossima stagione, né anche i giocatori stessi a fare delle valutazioni, come posso dire, oggettive, ecco, razionali. Va bene, io Fabiana direi che ti posso ringraziare e liberare, dato che hai chiarito un po' tutti i dubbi che avevo, e ricordo ai ragazzi che sul tuo canale c'è anche un'altra parte, un altro video, quindi niente, ci vediamo a casa tua, dove sono stato ospite prima. Grazie Luca, da rifare presto ovviamente. Ciao, ogni due mesi.